5-0, 5-0, 5-5, 5-0. Madonna, non ci credo, Iardini, Gio Mario ha segnato, Gio Mario. Incredibile, ragazzi, questa è la partita dei... Torniamo seri. La partita Gio Mario segnato, Gaiar doppietta di Gagliardini. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è successo? Gio Mario. Allora, 5-0, incredibile. Allora, una vittoria tranquilla, senza soffrire. Un'altra, come quella con la Lazio, ancora meglio, abbiamo fatto 5 gol addirittura. Nainggolan, la ciliegina, proprio alla fine, giusto per perfezionare un po' la vittoria. João Mario che sembra rinato, io poi non mi esalto, sempre col Genoa abbiamo giocato, Genoa ha giocato mercoledì, se proprio se devo stare lì a guardare e volare molto basso, però comunque un Inter tranquilla, con un carattere, il carattere giusto per vincere le partite, non rischiando troppo, gestendo il risultato, perché comunque l'abbiamo sbloccata praticamente nel primo quarto d'ora, eravamo già 2-0 senza rendercene conto, con Gagliardini, che mi sembrava fuori gioco, in realtà non lo era, e Gagliardini, Politano, e ancora Gagliardini, Gio Mario ha segnato, incredibile ragazzi, che partita ha fatto Gio Mario, e, no, comunque dai, in linea di massima una partita che non si può dire niente, se proprio devo stare lì a guardare, mi è piaciuto di meno Perisic, non mi sta proprio piacendo, sta giocando troppo a minchia, a volte prende, fa, crossa, così, senza ragionare, mi fa incazzare quando fa così certe volte, e Lautaro non mi è piaciuto tantissimo perché aveva troppa foga di voler segnare, no? Ha rischiato pure di farsi ammonire due volte, perché dopo il primo intervento c'è su 2-0, inutile che vai lì in scivolata, e non ha trovato il gol, lui voleva il gol, non l'ha trovato, però deve star tranquillo perché comunque alla fine se fa così è peggio. Adesso John ha 21 anni, quindi vuole strafare, però lui deve stare tranquillo. Dabber ha giocato bene, Skinner, De Vrij perfetti alla fine, D'Ambrosio così, Brozovic una buona partita, ha giocato bene, Borja Valero quel poco che ha fatto bene, João Mario alla fine ha fatto una buona partita. Così come Gagliardini che addirittura doppietta, poi ha fatto delle buone giocate, insomma un Inter perfetta, un 5-0, meglio di così non possiamo solamente lamentarci. 8 gol in 2 partite, 0 gol subiti, quindi meglio di così non può andare, quindi 5-1 il Napoli, 5-0 noi, siamo sempre lì, secondi a pari punti con Napoli, è una bella cosa, più su siamo meglio è. Allora, da domani pensiamo alla partita col Barcellona, sperando di fare una bella figura, di conquistare quantomeno un punto. E chi lo sa, magari provo a tentare di vincere, non sarebbe male per assicurarci quantomeno quasi la qualificazione agli ottavi di finale. Comunque, grande Inter, bravi ragazzi, quelli che sfanculavo fino a 2 anni fa, come l'anno scorso Brozovic, João Mario, facevate incazzare. State facendo veramente bene, continuate così, mi raccomando. E intanto di ragazzi, forza Inter sempre. 5-0, che bello, manita. Piace per il Genoa, tutte ste gol, diciamo che alla fine sul 3-0, poi alla fine partita blanda, tranquilla, senza neanche soffrire, ci stanno a volte queste partite, c'è chi si annoia e dici che sembra che vuole soffrire, però alla fine che cazzo me ne frega, vincere così va benissimo, 3 punti arrivano, pure differenza rete è anche importante, un gol in più lo fai, però a me quello che preoccupa, l'anno scorso è successo qualcosa del genere, quindi sono sempre, non mi esalto più di tanto, perché poi quello che conta è la testa e durare fino a un certo punto, a metà stagione di solito noi crolliamo sempre, quindi spero dicembre-gennaio di essere ancora lì in lotta per il secondo e terzo posto, insomma, quindi speriamo, comunque. Ora godiamoci la vittoria e poi penseremo a Barcellona martedì, partita importantissima. Ciao ragazzi, buona serata, se non ci vediamo prima, buona domenica e sempre forza Inter. Ciao!